Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mindtest Ita! Ci sono stati un po' di problemi tra lo scorso episodio e questo. Principalmente, se avete letto i commenti dello scorso episodio, sapete che ho discusso un po' con commentatore video riguardo alla compressed cobblestone. E al riguardo ho provato ed effettivamente nella mod More Blocks che qui abbiamo già installato c'è la possibilità di fare la compressed cobblestone. Adesso vi faccio vedere. Ecco qua. Allora ho deciso bene di andare al piano di sopra e trasformare tramite un autocrafter la stone che c'era, la cobblestone che c'era qui dentro con in compressed cobblestone e metterla qua. Fin qui tutto a posto. Il problema è avvenuto quando da lì ho cercato di spostarla in automatico di nuovo con un filter injector nell'altra chest con un stackwise filter injector. Il problema è che ho messo il filter injector con la blinky plant prima di mettere i tubi che collegassero in là, quindi ho iniziato a buttare stack e stack di compressed cobblestone per terra, facendo crashare il mondo. E il mondo non poteva più riaprirsi. Ergo sono dovuto andare a prendere l'altro backup che avevo, che corrispondeva a prima del cambio del computer, quindi per fortuna non era tanto lavoro indietro, ma ho dovuto rifare questa stradina che avevo già fatto nel frattempo off camera. Questo pezzettino di orto che vi spiegherò che ho fatto anche off camera e andare di nuovo a minare i minerali che eravamo andati a scavare nello scorso episodio. Oltre a rifare tutto il casino della compressed cobblestone. Quindi brutte, brutte cose. Ci avrò perso tipo 2 ore ieri sera per rifare tutto quello che avevo fatto. Rimettere il backup e riportare la situazione a come era attualmente. Quindi, uno, ricordate sempre di avere un backup del mondo. E che sia recente. Due, fate attenzione con i filter injector, assolutamente. Comunque, nello scorso episodio non avevo fatto questa parte qua, ma l'avevo impostata dicendo che l'avrei fatta off camera, ed effettivamente così è stato. Ho messo una stradina in qua che andava in qua. Poi ho detto: ma perché non farla simmetrica con l'orticello che c'è qui a destra? E allora così ho fatto un orticello qua. C'era il cotone, l'ho reso simmetrico rispetto a quanto non fosse l'altro, così mi sembra un pochettino più carino esteticamente a guardarlo. Ha la stessa recinzione, più corto rispetto all'altro, però mi sembra molto simmetrico e molto carino. In più, guardando dall'alto, a me sembra che dia proprio una bella impressione. Se guardiamo di qua, ha proprio un bell'aspetto, diciamo. C'è la stessa recinzione, lo stesso cancelletto che inizia dove c'è, cioè che c'è, è posizionato dove finisce la strada e mi sembra proprio una bella idea. Poi voi ditemi cosa ne pensate. Un'altra opzione era quella anche di espanderlo fino in fondo, magari tutto con sempre piantagioni di cotone e accorciare quello di un po' togliendo la piantagione di cotone, ma sarei dovuto intervenire troppo massicciamente in questa zona. E non avevo l'intenzione di farlo, solo per mantenere una simmetria totale. Quindi ho deciso di lasciare così. Tra l'altro, notavo che qui è davvero molto, molto carina la stradina. Cioè, mi sembra proprio un bel aspetto da guardare così, con quella piazzetta là centrale alla fine. L'unica cosa che non mi convince particolarmente è che forse è un po' troppo bassa quella galleria rispetto alla piazza che ha davanti. Però ci può stare, ci può stare. Forse non è tanto simmetrico. Stavo guardando adesso che forse non è simmetrico. Oddio, mi sono fatto male. Beviamo del caffè allora. Visto che ho questo caffè da una vita che. Ok. Mi imbroglia nell'inventario. Forse non è simmetrica. E questo potrebbe essere leggermente problematico. Perché questa è da due. E sì, è tutta sfalsata. È tutta sfalsata. Perché qua ne ha due di cobblestone e qua ne ha una sola. Dovrei pensarci, però effettivamente farla da.
Farla tutta da tre qua non mi piace, verrebbe troppo un'autostrada. Potrei restringerla a uno a questo punto, fare solo quella centrale. Due era bella, però effettivamente non mantiene la simmetria. Non mantiene la simmetria di questo edificio. E dall'alto si vede davvero un sacco. Davvero un sacco. Una cosa asimmetrica c'è già e ne ero consapevole del fatto che questo blocco qui non è qui, ma non avevo voglia di togliere quel fiorellino. Però è proprio tutta traslata di un blocco, cioè è tutta più centrata a un blocco a sinistra che non a destra. E questo potrebbe essere un po' problematico anche perché l'ingresso della galleria d'arte è a destra e non a sinistra. Quindi l'ingresso fosse a sinistra avrebbe ancora un senso, però l'ingresso a destra, a sinistra si esce. Sì, qui devo ancora sistemare. Magari la farò da tre. Magari la farò da tre. Però off camera, ci penserò poi. Allo stesso modo, magari rimandiamo la stessa cosa. Cioè, lo rimandiamo allo stesso modo per il prossimo episodio di mettere dei lampioni per l'illuminazione. Andiamo a vedere magari quali si possono fare. Perché la Home Decor, se non sbaglio, aveva dei lampioni carini da mettere stradalmente. Allora. Questo è da muro, però. Ma invece quell'altra che abbiamo fatto per l'orticello non era anche della Home Decor? Ah, era questa qua. Però questa qua è da terra. Non so se va bene anche sollevata. Questa qua è anche carina. Magari con dei muretti di cobblestone? Non lo so. Potrebbe essere un'idea, ci pensiamo comunque per il prossimo episodio. Comunque ufficialmente i cespugli sono buggati, non so se devo aggiornare la mod tecnica o cosa, ma sono... cioè quello lì è proprio buggato, non viene più. Non viene più e non voglio raccogliere le bacche degli altri perché ho paura che non vengano più. Dovrò magari provare ad aggiornare la mod tecnica perché magari ha qualche problema con la nuova versione di Mindtest. Oggi, cosa facciamo oggi? Dopo tutto questo parlare, io direi che possiamo iniziare a impostare una farm automatica di alberi di pino e di aspen. Allora, per quanto riguarda il pino e per quanto riguarda la farm automatica in generale di alberi, seguirò un layout simile a quello che avevamo preparato nella scorsa stagione, cioè con dei node block breaker che siano alti lungo tutta la cima del tronco, cioè lungo tutto il tronco, e dei vacuum pipe per terra per raccogliere le foglie e i sapling, perché i sapling vanno ripiantati mentre le foglie possono essere utilizzate per creare dell'olio. Ora, la cosa interessante sarebbe capire dove fare questa farm. L'idea effettivamente sarebbe quella di farla in questa zona qui davanti, visto che c'è comunque un gran bello spiazzo abbastanza abbondante e rendendolo piano posso sfruttare un pochettino. Mettiamo magari un attimo la mappa. Ecco, scusate, voglio solo controllare. No, ok. Che non mi abbia messo in pausa la registrazione perché non mi ricordo mai quali sono le combinazioni e allora qua tra un attimo dovrebbe finire, andiamo a vedere rapidamente su un fiumiciattolo. Ok, però qua ho discretamente tanto spazio. C'è anche un cespuglietto, non so se abbassare tutto al livello più basso o se alzare tutto. Forse una via di mezzo, tipo questo.
livello. Sì, abbassare a questo livello, tipo. Che poi non so neanche tanto bene. Allora, vorrei mettere comunque una farm intensiva di alberi. Cioè, davvero molto, molto, molto grande. Per avere una buona produzione di legna. Con la possibilità magari di mandarla anche a bruciare a dei generatori per alimentare maggiormente la nostra. La nostra casa con energia. Perché i pini comunque fanno parecchio legno e anche gli aspen. Inoltre le foglie possono essere utilizzate per farne l'olio e quindi altra energia bruciandolo. E probabilmente ci fornirebbe anche più energia di quanto non abbiamo ora sotto con il mais. È notte, fammi dormire, please. Quello che dobbiamo vedere è se per caso abbiamo abbastanza, devo attivare però questo. Abbastanza mese, perché per questo tipo di progetti serve tantissimo mese, perché il block breaker ha bisogno di un piccone di mese. Che richiede 3 cristalli. E quindi l'utilizzo di mese è solitamente molto. Molto. È solitamente molto. Quindi, allora, sto cercando di capire un attimo. Potrei farlo decentrato da questa parte in modo che ci sia una stradina che esca di qua e poi scende in giù. Sto solo cercando di capire come centrarla. Allora, abbiamo detto che lo facciamo a quest'altezza qua, no? È una miseria, ho sentito uno che starnutiva con una violenza proprio inaudita. E potrei effettivamente iniziare a spianare di qua. No, togliamo qua tutta sta roba. Da fare un discreto pianoro pianeggiante, un'area bella piatta pulita dove mettere una lunga 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 fila di alberi che andremo magari a implementare man mano, cioè iniziamo magari con. Potrei effettivamente fare due file, una fila qua di pini e una fila qua di aspen. Quattro blocchi di distanza l'uno. Anche di più. Facciamo anche 5. Perché non vorrei che si diano fastidio. Perché quello come larghezza quanto potrebbe avere? Scusate se corro tanto, se uso tanto, abuso un po' della corsa, ma 3, 4, 5. No, sono già 5 lui. Cioè lui ha quello centrale più 2. Eh no, beh, effettivamente se ne faccio un blocco qua e poi uno, due, blocco centrale, sì, ci sta. 5 di distanza tra uno e l'altro dovrebbe andare bene. Andiamo a vedere solo un attimo, a verificare se con gli aspen va bene uguale o se sono più larghi, ma secondo me in totale saranno anche loro 5, perché sono abbastanza simmetrici, occhio. Allora, 1, 2, 1, 1, 2. Sì, anche loro 5 va bene come distanza. Quindi la distanza di 5 dovrebbe andare bene. Allora, qua vorrei finire magari un attimo qua di togliere tutta sta roba e dovrei abbassare anche di un altro livello. Iniziamo a fare i lavori, poi credo che finirò maggior parte di questo lavoro off camera. Almeno per spianare il coso. Nel prossimo episodio magari ci metteremo a costruire il block breaker. E poi i planter, insomma, quelli che fungono per piazzare i sapling, quelli che abbiamo già utilizzato per le varie farm in passato. Abbiamo calcolato che tra un albero e l'altro ci vogliono 5 blocchi, quindi per fare una fila di 10 alberi, facciamo 10 alberi sono parecchi perché vuol dire
Filippino vuol dire quanto? 5 block breaker l'uno? Sì, è tanto. Sarebbero tipo 50 block breaker, quindi 50 per 3, 150 così di mese. Molto, molto, molto costoso. Allora, giusto ad occhio, facciamo che iniziamo qua. Quindi qua mettiamo il primo sapling. Non sto contando la larghezza, solo per ora sto guardando dove fermarmi. 5, qua mettiamo il secondo. Sì, sono 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E siamo a 4. 1, 2, 3, 4, 5. E siamo a 6. 1, 2, 3, 4, 5. Siamo a 7. 1, 2, 3, 4, 5. E siamo a 8. 1, 2, 3. 4, 5, siamo a 9. Ancora un po', quindi. Ma indicativamente ci siamo quasi come lunghezza. Allora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Qua, quindi devo ancora togliere un po' per farlo finire bene, che sia abbastanza spazioso anche qui in fondo. Sì, qua poi dovrò, ecco, dobbiamo restringere un po' questa zona qua sopra che non sia troppo addossata, ecco, tipo così va bene. E continuo ancora un po', ma mettiamone ancora, sì, ancora due facciamo. Così. Fin qua. E uno, due. Sì, mi sembra che come spazio sia abbastanza grande. Là avremo i nostri 5 alberi. In realtà verranno un po' più in qua perché magari là dietro mettiamo i block breaker. Non so tanto se farli così, orientati al contrario, cioè che all'interno delle file c'è il nostro block breaker o se c'è dentro l'albero. Però boh, quello si può vedere anche al prossimo episodio, tanto credo che adesso finirò di scavare e non avrò grande tempo di fare altro. Qua c'è abbastanza spazio, tanto si scende giù la stradina. Devo considerare però che devo abbassare ancora di uno. No, così abbiamo detto, vero? Fare a questa altezza, sì. Quindi devo abbassare ancora di uno. E quindi dove la facciamo finire la stradina? La facciamo finire tipo qui iniziamo ad abbassare. Ecco, e di larghezza quanto vogliamo fare? Perché allora, consideriamo che un pino occupa 5. 4, 5. Al cui interno c'è il block breaker, quindi quello non dovrebbe dare molto fastidio. Però facciamo poi pipe, spazio, stradina da 3. Facciamo che mettere dei blocchi diversi per renderci un attimo idea del discorso. Allora, facciamo che. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 è il pino con tanto di block breaker interno. Perché tanto il block breaker è addosso al punto centrale, quindi il block breaker sarà o qua o qua. Poi appunto qua mettiamo le pipe che aspirano ed eventuali. Se avessimo però degli eventuali autocrafter, balle varie, farei uno spazio di 3 effettivamente per quello. 1, 2, 3. No, mettiamo con dirt. 3 per i lavori, insomma. Pipe, autocrafter e
Non lo so, eventualmente dei generatori o balle varie. Più scalettina per andare sotto per mettere i sapling, i filter, l'injector. Ci va un po' di spazio. Effettivamente si possono sviluppare anche per lungo, però 3 mi sembra una buona idea. Più 3 per la stradina, la facciamo grande 1. Sì, non esageriamo, non facciamola troppo grande. E poi dobbiamo stare simmetrici rispetto a quello, quindi... Allora, abbiamo fatto la stradina, qui 1, 2, 3 per i lavori e 1, 2, 3, 4, 5 per l'aspen. 1, 2, 3, 4, 5 per l'aspen. Però non vorrei che finisse proprio addosso, anche se qua finisce addosso. Ma chi se ne frega se finisce addosso effettivamente? Ci ricaviamo solo un po' di spazio qua dietro che non sia... Tutto addossato così. Ecco, facciamo che portare tipo a questa. Ok, in questo modo. E ma perché mi si attiva Google Now? Boh. E direi che ci può stare alla grande, scendendo ancora di uno. Nel senso che scendiamo qua così. E tutto questo fin là in fondo. Boh, direi che di lavoro da farne ne ho parecchio. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto e a lasciare un commento qui sotto con tutti i vari vostri consigli su come vorreste vedere la nostra farm automatizzata di legna? Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata!